storia triste, un cortocircuito giudiziario con tante vittime, un solo colpevole, lo Stato. È la storia di Luigi e Gabriella, privati, senza colpe, della loro unica figlia. Avevano 69 e 57 anni quando è nata Viola, il nome è di fantasia. Il 28 giugno 2010, Viola ha solo 30 giorni, Luigi per 6 minuti la lascia in macchina nel vialetto di casa. Quello che non sa è che quei 6 minuti basteranno a cambiare per sempre la loro vita. Quei minuti sono gli stessi che convincono una vicina sospettosa a denunciarlo per abbandono. Si apre un processo penale, la bimba gli viene portata via. Ma su Luigi e Gabriella pesa un'altra accusa, morale prima che penale, essere troppo anziani per desiderare un figlio. Un reato di anzianità che ovviamente non esiste, di cui però loro sono stati giudicati colpevoli fin dal principio. Nel 2013 una sentenza definisce Luigi e Gabriella inadatti ad essere genitori. Il motivo ufficiale è l'episodio dell'abbandono, quello latente, e l'età. Viola viene dichiarata adottabile e affidata ad una nuova famiglia, loro non potranno più vederla. Da allora una lunga battaglia e una lunghissima attesa. Alla fine l'accusa di abbandono cade e la loro età, scrive la Cassazione, non è un motivo valido per allontanarli da Viola. Tutto sembrava risolto, ma non è stato così. Viola vive con un'altra famiglia da ormai 3 anni e la Corte d'Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi dalla Cassazione, ha deciso che deve restare con loro. Sarebbe questa la soluzione meno traumatica per lei. Ma la storia non è ancora finita, almeno non per Luigi e Gabriella, due genitori senza colpe ai quali lo Stato ha rubato la figlia.